Ci troviamo a Via Carbonara in compagnia ora ai nostri microfoni di Gigi Caciali. Gigi, avete distribuito tante pizze, ora ci dirai esattamente che pizze sono, per i poveri. C'è un motivo ben preciso dietro questa scelta? Sì, questa scelta è stata fatta, voluta da mio zio, fratello di mio padre, Nunzio, per un onore al nuovo pontefice, e praticamente abbiamo rispolverato questa vecchia ricetta che è la pizza chicchinese, che è una pizza fritta con cicoli, provola, scarola, olive e acciughe, e l'abbiamo omaggiata per tutte le persone, per tutti i bisognosi e anche i non bisognosi. Quindi è una tradizione di famiglia che bene si accosta all'attualità, al Papa Francesco, quindi piace anche a voi questo nuovo Papa? Sì, infatti in suo onore questa è la pizza del Papa e l'abbiamo offerta per i poveri come se l'avrebbe fatta lui personalmente, il Papa. Fritta avrà allora dei fini nobili, le state distribuendo veramente a decine per tutti i poveri che stanno accorrendo qui in zona. Abbiamo fatto più di 120-150 pizze per distribuirle a tutti. Io l'ho nominata la pizza del Papa. Ce l'ha spiegato infatti Gigi che a voi questo Papa piace veramente molto, è un Papa molto vicino ai bisognosi e quindi anche voi volete essere vicini ai bisognosi. E noi abbiamo dedicato questa pizza perché lui è così bisognoso e io ho dedicato questa pizza in onore suo. Secondo lei la pizza che tipo di pietanza è? Una pietanza nobile, una pietanza per i poveri, una pietanza per tutti? Se no è una pietanza per tutti, dai. Non facciamone per i poveri, distinzione, è una pietanza per tutti. È sicuramente una pietanza che piace sempre di qui e stiamo vedendo qui come la stanno preparando. Io sto mettendo i cicoli. Sì. Provola. Sì. Scarole. Perfetto. Olive smocciolate. Le olive. Acciughe. Ecco qua la pizza, il nostro. Sapori decisi dunque. Sì, tutti i sapori che vanno proprio. Che dire, promette bene, non ci resta davvero che assaggiare questa bontà. Veramente bella da vedere, sicuramente sarà buona. A fra poco vi diremo com'è, ma non ci sono dubbi, sarà sicuramente una bontà. Allora Gigi, è quasi pronta? Quasi pronta. La potete vedere in tutto il suo splendore, una frittura da veramente dorata. Gigi la sta letteralmente accarezzando con l'olio. La pizza si accarezza e non si maltratta. Esatto. Non si picchia la pizza, si accarezza dolcemente. Come fare il pizzaiolo è amore, quindi l'amore, il vero amore, vedi, rispetta, accarezza e non maltratta. E questo è il messaggio anche che volete lanciare? Sì, anche io lo dico per tutti i giovani che vogliono intraprendere questo mestiere, un mestiere molto, molto duro, perché si lavora sempre di sabato, di domenica, nei giorni di festa, nei giorni di ferie, però se non l'ha nel cuore è meglio non farlo. Ci vuole passione, voi ne avete? Sì, da 50 anni.
Perfetto, quindi li ringraziamo veramente per averci accolto nel loro locale. Ernesto, vieni qua, c'è Ernesto che vuole dare un saluto. Eccolo qua, il piccolo Ernesto, l'abbiamo visto prima in tutto il suo splendore. Che dire, pizzaiolo grande e pizzaiolo piccolo, davvero complimenti per questa idea, anzitutto, che avete avuto, molto nobile, di voler aiutare i più bisognosi e soprattutto per il grande talento e la grande passione che ci mette in tutte queste cose. In bocca al lupo e buona pizza a tutti. Grazie. Ciao. Vai, 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 vai. Già così piccolo e già le idee chiare, vuoi diventare pizzaiolo? Sì. E perché? Vuoi seguire le orme di tuo padre? Sì. Sei contenta allora di fare questo lavoro? Sì. Di poche parole, ma già le idee chiare, questa è la cosa importante. Bravo. Ernesto Cacialli. Bravo.